Bentrovati a tutti. Abbiamo festeggiato la settimana scorsa la puntata numero 700 della nostra trasmissione Non di solo pane con Don Angelo e adesso continuiamo almeno per una settimana o due, poi faremo come ogni anno una pausa estiva dove però sempre allo stesso orario verranno mandate in onda delle repliche, delle puntate che a noi sembrano particolarmente interessanti. In questa puntata volevo offrirvi almeno una parte, perché il lavoro è un po' più lungo, non ci stiamo dentro, di questo lavoro che hanno fatto un gruppo di studenti e studentesse, di ragazzi e ragazze dell'anno della maturità, quest'inverno, qui del Liceo Cavalieri a Verbania, hanno partecipato a un concorso della regione sulla Bosnia, legato all'Europa, alla Bosnia. Abbiamo appena ricordato i 20 anni di Srebrenica e con questo video che tra poco vi faremo vedere hanno vinto e quindi sono stati per una settimana a Sarajevo, a Srebrenica, a incontrare, a vedere di persona i luoghi della guerra in Europa non tanti anni fa. E allora io vi saluterei qui. Dicevo, il video è lungo più o meno 25 minuti, non ci stiamo, abbiamo tagliato alcune parti, ma credo possa essere interessante anche per rileggere la storia di questi giorni, di altre guerre, dall'Ucraina alla Siria, al Medio Oriente, eccetera, rileggerla con le interviste, con le immagini e i commenti di queste sei studentesse e studenti del Liceo Cavalieri. A loro un grazie e un complimenti davvero, hanno già superato anche l'esame di maturità, in bocca al lupo per il loro futuro e noi ci rivediamo la settimana prossima. Arrivederci.1990-1994, c'è stata una guerra, non solo in Bosnia, cioè in tutta la regione balcanica. Sì, sì. E dove c'è stato lo sterminio principale, una città che è stata rasa al suolo, se non erro, e la popolazione è stata deportata, uccisa, le donne violentate, sì. Sì, il massacro di Srebrenica. Da. Ciò che è accaduto nei Balcani ha, come si può dire, scosso le coscienze, la mia come di tanti altri. Il mio legame con la Bosnia è legato soprattutto alla grande esperienza che ho fatto nel dicembre del 92, a 9 mesi dall'inizio dell'assedio di Sarajevo. Nel dicembre, dal 7 al 13, con un gruppo di 500 persone, abbiamo scelto in modo pacifico e non violento di andare a Sarajevo. E quell'esperienza dentro la guerra mi ha sicuramente segnato. Per me era la prima esperienza di essere dentro in un luogo dove si stava vivendo la guerra. Mi ha spinto anche tutta questa vicenda a scrivere Bruciami l'anima, che sarà poi anche un libro che mi auguro che possa essere letto, ma non tanto come solo una testimonianza, ma come una riflessione complessiva su quelle vicende. Dove frequentare posti come Mostar, Sarajevo, Tuzla, Srebrenica, è servito anche a conoscere molte persone, a conoscere la loro storia, a conoscere questa grande vicenda umana molto dolorosa, ma anche con grande voglia di uscirne, con questo senso di comunanza. Lì c'è davvero il melting pot, la mescolanza, la capacità di convivere tra realtà molto diverse. Le tre grandi regioni monoteiste, le quattro chiese, Sarajevo è una città addirittura straordinaria sotto questo profilo, hanno sempre convissuto insieme e questo è il vero spirito di Sarajevo. E quindi l'esperienza era di vedere con i propri occhi
cosa vuol dire quando c'è la guerra. Quando noi siamo arrivati era buio, non c'era la luce da tantissimo tempo. Un telefono solo, quello del presidente Izbegovic. Il giorno prima erano cadute 3.000 granate solo in un giorno. Motivazioni per cui siamo andati, perché nel maggio 92 c'era stata quella che è conosciuta come la strage del pane. La gente che era in coda, obbligata dalla fame per prendere un po' di pane, una granata lanciata proprio su quel gruppetto di gente, che ha fatto morti e feriti, eccetera. E quando siamo arrivati noi eravamo 10 pullman e avevamo gli zaini pieni di cose concrete, di formaggio grana, di scatolette di tonno o altro da lasciare lì sapendo le condizioni di vita della gente. Immagino cos'è successo nella vita e nel cuore delle persone, dei giovani o dei bambini che hanno vissuto per anni e anni, giorni e notte, l'incubo della guerra. Infatti è stato pubblicato anche un libro che ha questo titolo, Mamma non voglio stare in cantina, per l'esperienza dei bambini chiusi dentro nelle cantine dei palazzi per paura dei bombardamenti. Questo ci fa toccare con mano che la tragedia di Sarajevo, purtroppo, forse anche peggio, continua anche oggi. C'è stato un po' un processo di rimozione e invece bisogna parlarne perché appunto è stato un conflitto combattuto praticamente nel cuore dell'Europa. Cioè, molto spesso c'è un'idea un po' provinciale dell'Europa, come se l'Europa, diciamo, corrispondesse un po' a dove viviamo noi. Per cui il fatto che ci sia una rimozione, quasi una specie di imbarazzo, non è una cosa, diciamo, positiva e soprattutto è un po' la cattiva coscienza della comunità internazionale, perché per molti anni si è assistito in qualche misura da parte dell'autorità a quel massacro, ai genocidi, ai campi di concentramento, alle fucilazioni, alle fosse comuni, senza fare nulla. Se noi pensiamo che un assedio che è durato 1350 giorni a Sarajevo, il più lungo assedio della storia moderna, la domanda che io a volte mi sono posto, fosse stata assediata Torino, Milano, Roma, Parigi, Londra per 3, 4 mesi, 5 mesi, la comunità internazionale avrebbe accettato questo? Evidentemente no, però accettarono che fosse assediata e massacrata con 11.541 morti soltanto la città di Sarajevo, quella realtà. Quando abbiamo visto nel 91 che la guerra dilagava in Jugoslavia, abbiamo lanciato questo allarme andando anche in alcune città, Zagabria e non solo, dicendo dobbiamo evitare che la guerra arrivi a Sarajevo. L'avevamo detto anche al ministro degli esteri di allora, l'onorevole De Michelis, e ci aveva risposto, credo interpretando bene lo spirito di tutta l'Europa, non solo dell'Italia, dicendo ma i soliti pacifisti, i soliti che vedono guerra da tutte le parti. 91. 3 giorni di tempo questa guerra è finita. Credo ci sia, e questo vale anche per l'Italia, un interesse dell'Europa e del mondo intero su una zona di guerra specifica, in questo caso Sarajevo e i Balcani, perché lo possiamo anche vedere con questa immagine. Ho fatto io questa fotografia in cui si vedono le casse delle granate usate dai serbi per bombardare la città di Sarajevo con scritto Made in Italy. Vuol dire che un grosso interesse dell'Europa era anche, e c'è tuttora in ogni guerra del mondo, nel vendere le armi. A una parte e all'altra magari, perché quando c'è la guerra il mercato delle armi fiorisce. Quindi l'Europa ha vissuto questa presenza. Non abbiamo come Europa tutelato quel laboratorio che poteva essere un laboratorio di vita,
ed è diventato invece un teatro di morte per tanti anni e ancora oggi la fatica è grande. Sarajevo un test per l'Europa, ma non ci abbiamo investito molto. E' per questo che è importante ancora oggi parlarne, perché non finisca tutto in un cono d'ombra, perché quelle vicende, le vicende dei Balcani, della Bosnia in modo particolare, non parlano tanto a loro, ma parlano al futuro dell'Europa, all'idea che abbiamo di un continente che non può più avere gli occhi spenti, gli sguardi distanti su realtà come quelle che hanno visto dolore, sofferenze, campi di concentramento, gli eccidi e tutto questo poco meno di 20 anni fa. Bosnia, cuore di un'Europa dimenticata. Ma dimenticata da tutti.